Facciamo ora una prova pratica usando la pagina HTML che abbiamo sviluppato l'altra volta, quella che listava diciamo gli esami che erano stati sostenuti con la loro valutazione, eccetera, e proviamo ad andare a lavorare su quella pagina. La pagina è qui caricata nel browser. Quindi vediamo con Expect Element possiamo vedere tutti gli elementi dell'albero del DOM e quindi renderci conto che effettivamente è un albero con i vari elementi annidati e come abbiamo già visto più volte c'è questa possibilità di andare a vedere qual è l'elemento che corrisponde ad ogni cosa visualizzata e viceversa. Come abbiamo visto anche qualche piccolo esempio nella spiegazione precedente, possiamo utilizzare la console per andare a fare dei semplici esperimenti di selezione di elementi e così via. Quindi, window, possiamo andare a prendere dei metodi, quindi get. Document get element by id e eventualmente andare a prendere qualcosa all'interno di questo documento che avevamo segnato come id oppure anche come classe, forse in questo caso non ci sono id, avevamo preso prendiamo per esempio class Jumbotron, quindi possiamo andare a prendere questa e quindi non più by name, possiamo andare a cercare by class name piuttosto che andare a cercare direttamente il tag H1 che in questo caso è quello che ci interessa. Ops. Per incollare vuole che facciamo attenzione. Quindi questa in realtà ci ritorna non una node list, ma diciamo l'equivalente in termini di nodi HTML, quindi degli element. E questo in effetti è quello che ci interessava perché appunto è l'header di sopra. Piuttosto che possiamo andare a cercare questo nel momento in cui volessimo andare a vedere, non ci ricordiamo più come l'abbiamo chiamato, ok, questo è un div class eccetera eccetera, e che in questo caso vorremmo aggiungere qualche cosa a questo div e per agganciarlo potremmo pensare a mettere un identificativo che sarebbe la cosa più logica da fare nel momento in cui abbiamo diciamo da agganciare un singolo elemento. E quindi potremmo, per esempio, modificare questa pagina e andare a mettere, che so, div id uguale, questo è discussion, diciamo così, quindi salviamo e andiamo a vedere. Comparirà id discussion e a questo punto possiamo agganciare l'elemento dalla console, quindi discussion uguale document get element by id discussion. Ok, e quindi vedremo che discussion effettivamente è il nostro elemento e potremmo creare per esempio un nuovo nodo che contiene un elemento HTML, un altro paragrafo e provare ad attaccarlo a questo div secondo quegli metodi che abbiamo visto in precedenza. Quindi, potremmo quindi usare questi metodi per creare un elemento e poi creare un
per esempio un paragrafo, creare del testo e poi attaccare il tutto al nostro nodo e vederlo quindi alla fine comparire. Quindi create, quindi torniamo sul nostro browser, quindi create element p, ovviamente lo dobbiamo assegnare a qualcosa, quindi p. Potremmo creare un altro elemento di tipo testo e collegarglielo, però possiamo anche usare la proprietà inner text per il solo testo e quindi scrivere qualcosa del tipo good. Quindi p inner text e quindi avremo un elemento p che a questo punto conterrà al suo interno qualche parte del testo good e che se colleghiamo all'elemento di prima che avevamo chiamato disk, quindi disk append child p. Osservate che cosa succede nella visualizzazione e quindi comparirà il nostro elemento che abbiamo creato e quindi appeso e che ci ritroveremo quindi anche qui nell'albero del DOM. Quindi append child, append in fondo. E quindi abbiamo creato dal nulla, diciamo così, semplicemente tramite codice JavaScript che abbiamo fatto girare in questo caso nella console, l'elemento che ci interessava aggiungere. Proviamo ora a fare qualcosa di un po' più sofisticato. Quindi eravamo Visual Studio Code, qui se ne è nella cartella dove ho il mio documento, questo è Exams Bootstrap, e creiamo un MyScript.js. Quindi apriamo, use strict, ricordatevi, mettiamo sempre. E poi possiamo scrivere del codice che importeremo e importeremo qui al termine del nostro documento come abbiamo raccomandato di fare. Script sus uguale my, con virgolette, myscript.js, col chiuso script, ok? Quindi salveremo anche questo file, Ctrl S, e possiamo scrivere del codice a questo punto che verrà poi caricato all'interno della pagina HTML. Quindi pensiamo di voler selezionare, che so, le righe della tabella, document, quindi diciamo, facciamolo col query selector all, che possiamo prendere le righe di body tr, quindi tutti i tr che sono dentro tbody. E in questa maniera andare a prendere le righe della tabella e metterle in una node list, e quindi farle diventare una node list e poterle quindi poi gestire dal nostro codice. Possiamo per esempio pensare di fare qualche esperimento con gli event listener e quindi, che so, aggiungere un event listener ad ogni riga, quindi let row of rows, come si scorre un array, diciamo che si può usare di fatto la stessa sintassi, anche se non sono esattamente array, però sostanzialmente supportano quei metodi, e poi fare row usando quel metodo che abbiamo spiegato, add event listener, all'evento click, facciamo l'esperimento con uno degli eventi più semplici, e quindi passare una callback che prende come, ops, che prende come parametro l'evento e va a che so, cominciamo con loggare qualcosa nella console. Console log, per esempio, event target, quindi ci facciamo dire che cosa abbiamo cliccato. Quindi, se
Salviamo e andiamo a fare una prova. Quindi, ovviamente dobbiamo sempre ricaricare e assicuriamoci che il documento sia quello che vogliamo noi, quindi c'è il My Script, che quindi a questo punto dovrebbe funzionare. Se andiamo a vedere nella console, nel momento in cui clicchiamo qualcosa, come vedete, funziona e ci mostra il TD corrispondente. Questo è il TD che è il target, no? Che è quello che contiene effettivamente come testo 30. Ok, facciamo qualcosa di un po' più avanzato, magari per esempio facciamoci mostrare anche il parent element, event target sempre, e usando le proprietà che abbiamo visto, vedete che c'erano, qui non tutto ci viene sempre suggerito correttamente, è comunque un ambiente di sviluppo che ha una capacità di interpretazione fino a un certo punto. Con questo dovremmo essere in grado di farci vedere il parent element. Notate che io clicco su un elemento, qui ho aggiunto listener sulla riga, quindi sul tr, e sto cliccando su un td, e stiamo stampando questo messaggio. Il target è il TD, è ciò su cui ho cliccato. Proviamolo, riproviamolo anzi. Quindi ricarico la pagina. Io clicco su che so, la data, e mi viene fuori il TD, che è la data sulla quale ho cliccato. Quindi se vedete per esempio linea text è questo. E il TR corrispondente. Il TR che è il padre, e quindi sarà quello che contiene la riga, e lo vediamo dall'inner HTML, tutta la riga web application, eccetera, che era la prima riga. Notate anche che io ho cliccato su un elemento che nell'albero sta a questo punto, cioè è dunque nella tabella, dove è andata la tabella? Ecco, questa è la tabella, anzi facciamo così che facciamo prima, selezioniamolo direttamente, quindi con questo andiamo a prendere l'elemento e vedete che l'evento è collegato al TR, e quindi io ho cliccato su questo, ma per il motivo che dicevamo nelle slide, quel bubbling che adesso riandiamo a cercare, succede che l'evento risale la catena, quindi è proprio questo esempio, nel TD risale la catena, c'era il listener sul TR e non c'era sul TD che è il nostro target, e questo viene lanciato, e quindi esegue la callback che io ho registrato col for off, registrandola su tutte le righe. Quindi questo è un esempio di utilizzo appunto di quel meccanismo per appunto andare a capire diciamo come funzionano i listener e fare alcune prove. Possiamo ovviamente sbizzarrirci a scrivere del codice anche più complicato, per esempio provare ad andare a recuperare, indipendentemente da dove clicco sulla riga, il voto che io so che è la diciamo la una delle colonne di questa riga, quindi score, che so, andiamo a prendere la riga, andiamo a prendere i vari children, quindi lo score, quindi il voto è il secondo figlio, quindi nell'array a partire da 0. E quindi possiamo prendere per esempio l'inner HTML, forse sarebbe meglio l'inner text, e per esempio farcelo stampare come sempre nella console, tanto per provare. Ok, notate tra l'altro che in questo momento ho fatto diventare questa row una closure, perché è usata dalla funzione dalla callback, e quindi per ogni volta che diciamo la funzione accede al
la variabile che è visibile, diciamo, nel momento in cui viene definita, no? Quindi nel suo lexical scope, e mantiene la possibilità di accedere anche dopo. Quindi andiamo a fare la prova, quindi salvo, ricarico ovviamente sempre, e andiamo a fare l'operazione di visionare la console e cliccare. Clicchiamo qui e ci viene fuori il vuoto. Ah, qui sono tutti 30, vabbè, sono uno studente bravo. Diciamo, ok. Possiamo variare qualcosa tanto per vedere che funzioni. Comunque, diciamo che il concetto è questo. Quindi, se andate a cambiare qualcosa, diciamo pure web application, diciamo 30, mettiamo 25 di computer architecture e quindi vedremo che effettivamente funziona. Web application era 30 e il 25 di computer architecture. Possiamo provare ad aggiungere questi vuoti in un'altra parte della pagina, tanto per rendere il tutto un po' dinamico. Quindi, per esempio, abbiamo dato questo ID uguale discussion e qui sotto potremmo pensare di aggiungere le cose che man mano clicchiamo. Quindi, torniamo sul nostro codice e nel JavaScript, ovviamente. E quindi, oltre a fare tutta questa operazione, diciamo che andiamo a prendere i nostri commenti, o discussion, va bene, document get element by ID, come abbiamo fatto prima, noi l'abbiamo chiamato discussion, se non ricordo male, andiamo a vedere, in effetti si chiama discussion, l'ID, e qui potremmo per esempio fare comments, che so, andare a scrivere usando uno dei metodi che ci consentono di aggiungere per esempio direttamente un elemento HTML, tanto per far pratica, così vediamo insert adiacent HTML che diciamo con un po' di pratica o comunque consultando il manuale sceglieremo, diciamo, con una più facilità, possiamo andare a cercarlo sulle slide. Diciamo, dobbiamo andare a cercare ecco, insert adjacent HTML con l'attributo before end, perché abbiamo il div esterno e poi i vari paragraph, quindi before end, e mettiamo per esempio una stringa che contiene codice HTML, quindi before end, e mettiamo, facciamolo col backtick, quindi dov'è? Ecco, perché vogliamo scrivere per esempio un paragrafo e possiamo scrivere direttamente il paragrafo sotto forma di HTML, the score is, e con la sintassi che ci consente di andare a scrivere direttamente la variabile qui dentro. Quindi, ok, quindi salviamo, riproviamo, quindi ricarichiamo. Ovviamente ogni volta viene ricaricata la risorsa JavaScript che abbiamo indicato, e quindi clicchiamo qui e viene fuori 30. Clicchiamo anche qui sotto, altro 30, clicchiamo qui 25 e così via. Come vedete, solamente operando con degli eventi sulla pagina del codice JavaScript possiamo comporre e modificare dinamicamente il nostro albero DOM e di conseguenza aggiornare la visualizzazione. Quindi questo è un gran passo in avanti, diciamo, rispetto a quanto eravamo capaci di fare fino a poco tempo fa. Quindi possiamo ovviamente vedere la pagina come la vedrebbe un utente che non fa uso ovviamente dell'inspector della console di debug, eccetera, semplicemente carica la sua pagina che chiaramente all'inizio ha un certo aspetto che è quello definito dall'HTML, poi nel momento in cui il codice JavaScript viene eseguito ha registrato dei listener che reagiscono a degli eventi, fino a che questi eventi non si realizzano, chiaramente non succede nulla. Se
nel momento in cui io vado a cliccare, appunto, qualcosa succede. Se clicco di nuovo, ovviamente, succede quello che possiamo aspettarci, e lo stato ovviamente non è mantenuto, ma è semplicemente tutte le volte che carichiamo la pagina ricaricato da zero, e quindi è chiaro che cambierà a seconda di quello che facciamo ogni volta. E il codice JavaScript è anche visibile all'interno dell'inspector, e quindi questo è l'albero del DOM, questo è il nostro codice. Se non sbaglio, nel debugger dovremmo avere, ecco, il nostro codice, e possiamo anche, diciamo, debuggarlo, inserendo per esempio, che so, un breakpoint e fare una prova. Quindi abbiamo sempre la pagina, è sempre la stessa, è già caricata. Clicco per esempio su questo database, eccetera, e vedete che il tutto si blocca, fermi sul breakpoint, siamo fermi a questo punto. Siamo fermi a questo punto perché questa è la callback e questo è il punto di codice dove c'è il codice della callback. Non è che stiamo eseguendo il for, è già stato eseguito all'inizio quando la pagina è stata caricata, e qui possiamo anche, diciamo, usare tutti gli strumenti tipici a cui siamo abituati, quindi fare l'esecuzione passo passo, vedere che score viene segnato 30, quindi viene recuperato dal row che possiamo visualizzare, eccetera, che quindi è la row di data science, eccetera, eccetera, e fare tutti i nostri soliti, diciamo, debug come siamo abituati, quindi comments, eccetera, quindi qualcosa non funziona, possiamo anche debuggarlo direttamente nel browser. Questo è il browser standard, non ha niente di più di meno di quello che tutti installano, quindi questi strumenti sono già integrati in qualsiasi browser. E chiaramente finiamo l'esecuzione così usciamo dalla callback, usciamo dalla quindi ancora, e a questo punto la pagina, diciamo così, torna normale e non c'è più nulla da fare dal punto di vista di JavaScript, nel senso che è in attesa che ci sia qualcosa da eseguire per quanto riguarda l'event loop. L'event loop nel caso del browser non fa terminare il programma come succede in Node, se non c'è più niente da fare, ma è in attesa di eventi. Chiaramente la pagina è visualizzata e quindi gli eventi possono capitare in qualsiasi istante. Infatti se clicco ovviamente riparte tutto il meccanismo e come in qualsiasi debugger possiamo andare avanti fino al prossimo breakpoint che si verifica solamente al prossimo click. Ok, direi che abbiamo quindi visto un esempio in pratica anche di come funziona questo sistema della modifica del DOM al volo, anche tramite l'aggancio di eventi, quali per esempio il click, tramite gli event listener, e abbiamo fatto anche un minimo di debug di codice, così tanto per far pratica. Ogni browser chiaramente avrà, diciamo, le sue modalità di visualizzare dunque questa, di visualizzare gli aspetti relativi a adesso qui non trovo più la tabella. Gli aspetti relativi a quello che facciamo, quindi Firefox ha una sua maniera, Chrome un'altra, però diciamo più o meno cambia un po' lo stile, ma le funzionalità sono sostanzialmente le stesse. Quindi, per esempio, qui è molto comodo perché ci fa vedere che ad un certo elemento è agganciato un certo event listener, che tra l'altro appunto ha la proprietà di bubbling ed è descritto alla linea 6 del JavaScript, e ci fa anche vedere appunto questa è la callback. Vedete che è solo la callback e non è tutto quanto il pezzettino di codice, quindi è anche diciamo utile da questo punto di vista, vabbè, e qui ci porta appunto nel debug e così, nel codice sorgente e così via. Ok, direi che per questa lezione, diciamo pratica, abbiamo concluso qui e ci sentiremo poi per la prossima lezione di JavaScript. Grazie.